Benvenuti, in questo video vedremo come realizzare un conto alla rovescia senza l'uso di espressioni in After Effects, potendo anche scegliere il formato. Realizzare un conto alla rovescia in After Effects non è semplicissimo, in quanto è necessario utilizzare delle espressioni per automatizzare l'animazione. Tuttavia, nell'ultimo aggiornamento del software sono stati introdotti dei nuovi preset e tra questi anche alcuni relativi alla creazione di conto alla rovescia. Quindi per prima cosa creiamo un layer di testo e andiamo nella libreria degli effetti, possiamo, se non ce l'abbiamo aperta, andare in Window ed attivarla, e in Effects and Presets cerchiamo Counter, o semplicemente scriviamo Count e troveremo questi nuovi preset. Ne abbiamo due in particolare. Il primo è il Counter Countdown Monospace, ci basta selezionarlo e trascinarlo sul nostro layer di testo. Il countdown di fatto è già creato, quindi abbiamo l'animazione già pronta. Espandendo le proprietà del layer lo possiamo vedere, in quanto troviamo già due keyframe posizionati, e ci basterà andare nelle impostazioni per personalizzarlo. Ad esempio possiamo andare a cambiare il valore modificando animate value e mettendo quello che vogliamo inserire, e poi possiamo decidere di inserire o togliere zeri prima del numero, ma anche i numeri decimali. Quindi ad esempio nel mio caso voglio fare un semplice countdown, invece che utilizzare la virgola metterò 0 decimali, il value multiplier se mettiamo 1 come valore lo lasciamo a 2 e pad zeros lo mettiamo a 0, perché non vogliamo altri zeri prima del nostro numero. A questo punto il conto alla rovescia di fatto è già pronto, possiamo modificare eventualmente la lunghezza modificando i keyframe, e ci sono poi altre impostazioni come ad esempio se utilizzare i punti o la virgola per i decimali, o addirittura semplicemente gli spazi e altre impostazioni, e possiamo poi eventualmente personalizzarlo nel colore, nella formattazione, come un qualsiasi altro testo. Abbiamo detto che però non è l'unico contatore, infatti possiamo anche realizzare un contatore animato che abbia come formato quello dell'orario, quindi utilizzando minuti, secondi, ore o addirittura giorni. Per farlo di nuovo torniamo nella libreria Effects and Presets, in questo caso faccio un nuovo testo, e questa volta cerchiamo il Timer Countdown Monospaced. Quindi in questo caso, trascinandolo sul testo, verrà creato automaticamente un timer che possiamo personalizzare, e in questo caso per esempio abbiamo le ore, i minuti e i secondi nelle impostazioni, e chiaramente però possiamo cambiarle. Nel mio caso vado a personalizzare il numero, e come seconda cosa posso andare in Time Format a modificare il formato e quindi mettere ad esempio un timer che abbia soltanto i minuti e i secondi. Oppure posso scegliere di mettere ore, minuti e secondi, o ancora posso addirittura aggiungere i giorni e quindi trasformarlo in un timer che abbia giorni, ore, minuti e secondi. Vedete che l'animazione comunque continua a essere automatizzata. Possiamo decidere di mostrare o no le labels, quindi diciamo la leggenda che indica cosa sono i giorni, cosa le ore e cosa i minuti e i secondi, con anche le impostazioni di formattazione, quindi possiamo fare lo spaziamento, la scala, decidere anche se utilizzare i punti, i due punti o degli spazi vuoti come separatori tra i vari numeri. Quindi utilizzando questo contatore noi possiamo di fatto, senza utilizzare espressioni, personalizzare il nostro contatore in tutto e per tutto, concentrandoci sull'aspetto grafico e sull'animazione senza utilizzare nessun tipo di espressione. Soprattutto per chi utilizza poco After Effects, questo è sicuramente un aggiornamento molto interessante, e se vi interessano altri preset ne parleremo nei prossimi video, in quanto non sono gli unici che sono stati aggiunti all'interno di questo nuovo aggiornamento. Come al solito fatemi sapere se il video vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial.